Ciao ragazze, nel video precedente vi ho mostrato come realizzare la stella di Natale col punto Tunisi. Ora, in questo video, invece vi mostro come realizzare le foglie sempre a punto Tunisi, in modo poi da applicarle alle stelle di Natale. Per realizzarla ho scelto gomitolo di lana della Mondial e l'uncinetto 3,50. Ho Bene, possiamo passare al procedimento. Realizziamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e chiudo a cerchio con una maglia bassissima. Realizzo 8 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Salto la prima, entro nella seconda catenella e prendo il filo. Entro nella catenella successiva e prendo il filo e proseguo così in modo da ottenere le asole sull'uncinetto per tutta la riga. Quindi abbiamo cominciato il lavoro con 8 catenelle, vuol dire che sull'uncinetto dobbiamo avere 8 asole. Poi dobbiamo congiungerci al cerchietto, quindi andiamo a prendere la nona asola. Filo sull'uncinetto, faccio passare attraverso uno. Filo sull'uncinetto, faccio passare attraverso due. Filo sull'uncinetto, faccio passare attraverso due. Filo sull'uncinetto, passo attraverso due asole, filo sull'uncinetto, passo attraverso due asole e così via per tutta la riga. Sempre filo sull'uncinetto e lo faccio passare attraverso le due asole. E abbiamo ottenuto la prima riga. Ora, per ottenere la punta della foglia, naturalmente ogni riga ha degli aumenti. Quindi ora realizziamo 2 catenelle. 2 catenelle, poi entriamo nella prima barretta e prendiamo il filo. Barretta successiva 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 e prendiamo il filo. Barretta successiva, prendo il filo. Barretta successiva, prendo il filo. Barretta successiva e prendo il filo. Conto, sono 3, 6, 9. Con l'aumento abbiamo un'asola in più. Dobbiamo congiungerci sempre al cerchietto, quindi sono 9 asole più una nel cerchietto. Filo sull'uncinetto e passo attraverso una. Filo sull'uncinetto, passo attraverso due asole, filo sull'uncinetto, passo attraverso due, filo sull'uncinetto, passo attraverso due, filo sull'uncinetto, passo attraverso due e così via. Per tutta la riga in modo da ottenere la seconda riga. Nuovamente aumento, quindi faccio 2 catenelle. 2 catenelle. Poi entro nella prima barretta e prendo il filo.
entro nella barretta successiva e prendo il filo, entro nella barretta e prendo il filo, entro nella barretta e prendo il filo e continuo così per tutta la riga. Ci siamo quasi. Barretta e prendo il filo. Ultima barretta e prendo il filo. Conto le asole, ne ho 3, 6, 9, 10. 10 più una nel cerchio. Filo sull'uncinetto, faccio passare attraverso la prima. Filo sull'uncinetto, faccio passare attraverso 2. Filo sull'uncinetto, faccio passare attraverso 2. Filo sull'uncinetto, faccio passare attraverso 2, filo sull'uncinetto, passo attraverso le due asole, nuovamente attraverso due asole, filo sull'uncinetto, passo attraverso due asole e così via fino alla fine della riga. Terza riga, ultimata. Nuovamente 2 catenelle di aumento e poi entro nella prima barretta della riga e prendo il filo. Vedete, facendo queste 2 catenelle di aumento, non solo cresciamo di numero di un'asola, ma dà alla foglia questa forma un po' frastagliata. Procedo, entro nella barretta e prendo il filo e siamo a 3. Barretta e prendo il filo. Barretta e prendo il filo, 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 ultima barretta, entro e prendo il filo, conto quante asole ho, 2, 4, 6, 8, 10, 11, giusto. E la dodicesima la vado a prendere sempre nel cerchio. Poi passo attraverso un'asola e la chiudo. Poi procedo, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, filo sull'uncinetto e passo attraverso 2 asole e procedo così fino alla fine della riga e ho 4 righe. Nuovamente 2 catenelle. Poi entro nella prima barretta e prendo il filo. Altra barretta e prendo il filo. Entro nella barretta e prendo il filo. Entro nella barretta e prendo il filo. Entro nella barretta e prendo il filo. E procedo così per tutta la riga. Ne ho ancora 3. Una. Un'altra ancora e l'ultima barretta. Conto le mie asole, sono 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. E ora entro nel cerchio e prendo la tredicesima. Poi chiudo, metto il filo sull'uncinetto e faccio passare attraverso la prima. Filo sull'uncinetto, faccio passare attraverso 2. Filo sull'uncinetto, faccio passare attraverso 2. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 2. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 2. E continuo così, passando sempre attraverso 2 asole, in modo da concludere la riga. E anche la quinta riga è pronta.
Nuovamente 2 catenelle di aumento, entro nella prima barretta e nuovamente prendo il filo e continuo così, entrando in ogni barretta, prendendo il filo. Continuo così per tutta la riga. Sono ormai alla fine, ultima barretta, entro e prendo il filo. Se volete potete utilizzare l'uncinetto tunisino, io utilizzo anche l'uncinetto normale perché riesco lo stesso. Conto le asole, sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 e la 14ª la vado a prendere nel cerchio. Poi filo sull'uncinetto e faccio passare attraverso la prima asola. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2 asole e continuo così per tutta la riga. Così, attraverso 2. E la riga è completata. E ne abbiamo 2, 3, 4, 5, 6. Siamo a metà della foglia. In tutto devono essere 13 righe. Qui siamo a 6. La settima è importante perché è quella che determina la punta. Quindi ora facciamo 2 Entro nella prima barretta catenelle e prendo il filo. E così anche per i punti successivi. Entro in ogni barretta della riga e faccio passare il filo. Fino alla fine della riga. Contiamo le asole. 3, 6, 9, 12, 14. Entro nel cerchio e prendo la 15ª e chiudo facendola passare attraverso un'asola e poi procedo passando invece attraverso 2 asole. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2 e così via per tutta la riga. Così. In questo modo ho realizzato la settima riga. Ora faccio 2 catenelle. Entro qui nella prima barretta, filo sull'uncinetto e faccio passare il filo attraverso 2. Così ho formato la punta. Poi procedo nelle altre barrette prendendo sempre il filo in modo da tenere tutte le asole. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 e 15 nel cerchio. Prendo il filo, faccio passare attraverso 1, poi prendo il filo e invece faccio passare attraverso 2 asole. E continuo così, facendo sempre passare il filo attraverso 2 asole.
Ecco che sono alla fine della riga. Una catenella, entro nella barretta successiva, filo sull'uncinetto e faccio la diminuzione. Poi entro invece nelle altre barrette per prendere il filo sull'uncinetto. Prendo il filo, seconda asola, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entro nel cerchio e prendo la tredicesima. Filo sull'uncinetto, faccio passare attraverso la prima e poi procedo invece facendo passare sempre attraverso due asole. Attraverso due, passo attraverso due e così per tutta la riga. Una catenella, entro nella barretta, filo sull'uncinetto e faccio una diminuzione. Poi entro nelle altre barrette per prendere il filo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 e 11 e la dodicesima la prendo nel cerchio, filo sull'uncinetto e la chiudo passando attraverso la prima, filo sull'uncinetto e passo attraverso 2, passo attraverso 2, passo attraverso 2. Passo attraverso 2 fino alla fine della riga. Nuova riga, una catenella, entro nella barretta successiva, filo sull'uncinetto e faccio la diminuzione. E poi prendo le altre asole. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. L'undicesima nel cerchio. Filo sull'uncinetto e faccio passare attraverso la prima, poi passo attraverso 2, attraverso altre 2, attraverso 2 e così per tutta la riga. Arrivata alla fine, sempre una catenella, entro nella barretta successiva. Filo sull'uncinetto e faccio la diminuzione. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E la decima la prendo nel cerchio, filo sull'uncinetto e chiudo facendo passare attraverso la prima, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, passo attraverso 2, sempre filo sull'uncinetto e passo attraverso 2 e così per
per tutta la riga. Sono alla fine, una catenella, entro nella barra successiva, metto il filo sull'uncinetto e faccio la diminuzione. Poi prendo le altre asole. Cinque, sei, sette e otto. Ricordate che avevamo cominciato con 8 asole all'inizio, più una nel cerchio, vuol dire che questa è l'ultima riga. Quindi poi filo sull'uncinetto, chiudo passando attraverso la prima e nuovamente passo attraverso due. Così per tutta la riga. Poi infatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 righe. Ora dobbiamo chiudere qui il lato della foglia. Una catenella, entriamo nella barretta. E chiudiamo il punto come abbiamo fatto per le diminuzioni. Entriamo nella barretta, filo sull'uncinetto e chiudiamo passando attraverso due. Entro nella barretta, filo sull'uncinetto e passo attraverso due. Entro nella barretta, filo sull'uncinetto e faccio passare attraverso le 2 asole. Entro nella barretta, filo sull'uncinetto e faccio passare attraverso tutte e due. Entro nella barretta, filo sull'uncinetto e faccio passare attraverso tutte e due. Ultima barretta, entro, faccio passare attraverso tutte e due. Per ultimare, entro nel cerchio e faccio una maglia bassissima. Per rifinire, nel cerchio lavoro 3 maglie basse, una, due e tre. Entro qui e chiudo con una maglia bassissima. Tiro il filo, taglio e faccio il mio nodino. Vedete? Abbiamo così ottenuto la foglia. Ora con l'ago da lana naturalmente dobbiamo nascondere questi fili. Andiamo a nasconderli nel lavoro. Quindi facciamo passare attraverso qui uno, anche l'altro filo che era delle catenelle iniziali. Filiamo e facciamo passare così e poi così possiamo tagliarli tutti e due. Ed ecco pronta la foglia. Bene, poi con un po' di colla a caldo o se preferite cucirla, andremo a fissarla alla stella di Natale. Naturalmente ce ne vogliono 4 di foglie per completare il fiore. Nel video dove vi ho spiegato come realizzare la stella di Natale, comunque troverete ulteriori informazioni. Benissimo, questo tutorial per realizzare la foglia è terminato. Se vi è fatto piacere, iscrivetevi al mio canale YouTube, così resterete sempre informate sui miei prossimi video. Grazie ancora per l'attenzione. Al prossimo fiore. Ciao a tutte e buon lavoro!